Eccoci in cucina, sono con Arianna Milano, una delle cuoche di Sana Gola, a presentarvi un piatto di cucina macrobiotica. Ciao Arianna, quale ricetta ci prepari oggi? Oggi cucineremo scaloppine di seitan al limone. Il seitan cos'è? Spieghiamo al nostro pubblico a casa che non sa. Il seitan è un ingrediente molto particolare, molto adatto alle persone che magari vogliono cominciare a cambiare appunto alimentazione e eliminare un po' la carne e sostituirla quindi con il seitan. Il seitan è glutine di frumento e praticamente si ottiene dalla farina di frumento, appunto, quindi attenzione per i celiaci che in questo caso potrebbero benissimo cambiare questa ricetta utilizzando il tofu. Quindi è un prodotto appunto molto proteico che appunto può sostituire la carne in certi piatti e può in un certo modo ricordare anche il gusto appunto a chi poi magari può mancare la carne dopo aver cambiato alimentazione. Allora, tagliamo il seitan orizzontalmente in fettine abbastanza sottili, in questo modo. Ecco qua. Andiamo poi a impanare le scaloppine di seitan nella farina. Quindi vediamo che semplicemente le arrotoliamo nella farina, in questo modo. Ok, a questo punto prendiamo la pentola e con un filo d'olio sul fondo andiamo a scaldare un attimo l'olio e poi a disporvi le fettine di seitan al di sopra. Aggiungiamo un po' di sale. Andiamo poi a girare le scaloppine e di nuovo lasciamo friggere per un altro minuto. Il seitan è ingrediente già pronto o bisogna comunque cucinarlo? Allora, si può trovare già pronto, come vedete quello che ho tagliato io, che lo vendono in panetti, oppure se volete provare si può anche ottenere dalla farina proprio. C'è un procedimento che non è neanche troppo difficile, però comunque permette di ottenere il seitan direttamente dalla farina. Nel frattempo spremere circa mezzo limone per la quantità di scaloppine che abbiamo usato oggi. Come vedete assomiglia proprio a delle scaloppine di carne. A questo punto spegniamo il fuoco e possiamo servire direttamente le nostre scaloppine. Questa ricetta abbiamo usato olio d'oliva extravergine d'oliva, altrimenti possiamo utilizzare anche l'olio di sesamo, che è molto adatto alla cucina, appunto nella cucina macrobiotica viene utilizzato spesso. L'olio di sesamo non è un po' troppo forte come il sapore? Diciamo che dipende un po' dai gusti, ecco, però è più forte magari in certi piatti, ma comunque col seitan si sposerebbe molto bene. Come vedete sto aggiungendo le nostre scaloppine di seitan a un piatto, ad un altro piatto, ecco qui. E vediamo allora dei crauti rossi all'agaro, quindi cavolo cappuccio rosso all'agaro, semplicemente saltato anche qui con olio d'oliva e alla fine dell'aceto di riso. Dopodiché abbiamo cotto a vapore delle carote tagliate appunto in questo modo abbastanza trasversalmente e un riso rigorosamente integrale al verde. L'ho chiamato al verde proprio perché è cotto con verdure, saltato con delle verdure verdi. Aggiungiamo alle nostre carote al vapore anche della maionese vegetale, fatta con, in questo caso, olio di girasole, aceto di riso, anche qui, o di mele, potete utilizzare entrambi, un po' di sale e del latte di soia. Per persone che non vogliono appunto mangiare uova o latticini, la maionese, oppure appunto la maionese vegetale è un ottimo modo per ovviare al problema. Come vedete, in pochi minuti il piatto semplice e gustoso, ma soprattutto sano. E ricordate, il benessere vien mangiando.